Ma quella è Masha! Masha sta nel mio giardino! Oh mio Dio! Questa è l'applicazione di Ladybug, ragazzi, dove c'è Masha all'interno, però è Masha maledetta. E io ovviamente lo so benissimo, perché l'ho presa dal dark web questa applicazione. Cioè è stata modificata e non è quella originale naturalmente. E quindi vediamo un attimo che tipo di Masha si presenta qua davanti. L'ultima volta mi era venuta Ladybug in casa, infatti vi consiglio di andare a vedere. Porca vacca, oddio, sono morto, infatti è venuto pure questa cosa qua, avete visto? Quella mi sembrava Masha, non so, non ho capito benissimo. Ok, adesso riproviamoci. Attenzione a non morire troppe volte, ragazzi, perché potrebbe essere che Masha ci uccida. Anche perché avevamo appunto detto... Pam, pam, ok, vedete? Adesso non muoio più perché mi devo ricordare di saltare, ragazzi. Porca puzzardona, dai, dai, salta, salta, benissimo. Ok, adesso... No, non va bene così. L'ultima volta avevamo trovato Ladybug maledetta completamente all'interno dell'applicazione, ragazzi. Difatti, io vi direi di stare super attenti, perché non voglio che arrivi Masha tutta arrabbiatissima. Ma proprio no, Proprio no, direi. Ok, saltiamo qua. Ok, ottimo. Stiamo attenti, ragazzi. È l'ultima cosa che vogliamo, che arrivi Masha arrabbiata. No, ok. Vedete, per fortuna, se moriamo troppe volte arriva Masha, anche perché si era già presentata prima sullo schermo. Avete visto? Ottimo, ragazzi, io direi di giocare con Ladybug, però in un livello che si può giocare. Oddio, avete sentito sto rumore? Che diavolo era? Porca puzzarda, ragazzi. Io ovviamente ho installato le telecamere di sicurezza in tutta la casa, ragazzi, Così almeno non abbiamo nessun tipo di problema se arriva qualcuno, se arriva una Masha e Orso arrabbiati. Porca puzzona! Puzzardona scorrente! Vabbè, se arriva Masha tutta arrabbiata. Poi che cacchio succede? Aiuto, non voglio morire, porca vacca! Ma adesso ce la facciamo, non vi preoccupate! Cioè, io sono forte contro Masha. E Orso soprattutto. Orso è quello che mi fa più paura perché in realtà se decide di uccidermi può farlo benissimo. Quindi meglio evitare di farlo arrabbiare troppo. Però Masha tanto non credo sia un grande problema, a meno che non sia Masha indemoniata, in quel caso... Oddio, sono... Di nuovo però è successo! Cioè, stavo per arrabbiarmi perché sono morto, però poi è arrivata Masha che mi ha spaventato. Ok, adesso possiamo giocare al livello 10. E qui che cacchio è successo? È arrivato lui, ma mi sa che non è tipo Masha arrabbiata. Oh no, bisogna scappare dalle sue palle. Tocca i proiettili. Ok, quindi devo toccare i proiettili. Così, in modo da evitare che lui arrivi, no? Ottimo, va bene. Allora, facciamo attenzione. Perché questo qua vuole farci fuori a tutti i costi, ma non glielo permetteremo mai. Dannazione scurregiona. Ok, così, vedete? Caspita, l'abbiamo sconfitto, grandi! Ok, adesso facciamo quest'altro livello. Dannazione, è tutto colorato, come vedete. Prendiamo i colori e ce li mangiamo perché sono buoni. A me ricordano la frutta, i dolci buoni anche. Che buoni tutte queste cose. Porca vacca, bisogna schivare gli oggetti cattivi. Avete visto che ci stavano per uccidere. Molto male. Gli oggetti di solito non uccidono, però questi qua per un qualche motivo uccidono. Ma che strana questa cosa, non trovate anche voi? Ma devo saltare, ho capito. Ma se ci sono delle foglie in mezzo? Ma ragazzi, ma questo è tutto di ghiaccio? Dio mio, che freddo! Brrr, lo sentite anche voi che fa tutto freddo? Brrr, anche perché sta arrivando l'inverno! 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 Grandi! Siamo stati bravissimi, Adesso... Ma sto distruggendo tutto! Ma signora, i limoni! Ok, non so cosa stava succedendo lì, ragazzi. Stava succedendo qualcosa di brutto sicuramente. Porca, spostati a destra, spostati a destra. No, questo è della sinistra, vabbè. Sto imparando anch'io destra e sinistra, destra. Adesso sinistra, adesso sinistra. Adesso destra, adesso su, adesso giù, adesso su. Adesso in cu. Ok, adesso destra, poi sinistra. Va, ragazzi, comunque, mio Dio, io con le palle sto distruggendo ogni cosa davanti a me. Ok, abbiamo completato il livello. Ok, siamo all'interno di quest'altro livello incredibile. Sinistra, benissimo. E adesso, ragazzi, non dobbiamo farci uccidere da Masha e Orso. Assolutamente no. Ragazzi, ma che diavolo sta succedendo? Ma state sentendo anche voi?
Porca vacca. No, ho paurissimo. Ho paura che mi uccidano tutti quanti. Aiuto. Credo che Masha si sia arrabbiata perché sto morendo troppe volte, ragazzi. Ma poi che caspita vuole? Non ho capito. Cioè, non posso morire nei giochi adesso? Forse perché magari è connesso tipo a lei? Non so. Voi che dite, ragazzi? Qual è il mistero dietro a Masha che si arrabbia così? Per questo motivo futile, cioè inutile. Perché? Arca vacca, ok. Giù. Ok. Ragazzi, queste macchine stanno sono impazzite, tipo. Sotto! Sotto e poi sopra. Non così. Chi è questa grande cattivona che... ma perché mi sta inseguendo? No, mi vuole lanciare altre palle per caso? Sì, e io secondo te devo evitare... No, via. Attenzione, mio Dio, devo evitare gli ostacoli. E vabbè, ho capito, se me le lancia addosso però. Zio! Oh. Ah, però posso ripartire da qua? Andiamo. Non perdiamoci in chiacchiere. Bisogna stare super attenti qua, Che poi arriva... ma ragazzi, io non sono capace. Porca vacca. Siamo stati grandissimi. Ok, va bene. No, ho paura. Ho paura quanto la spizzona. Ok, va bene. Grandissimi! Abbiamo vinto! Per fortuna Masha non si è arrabbiata troppo. Qua bisogna entrare nella struttura. Penso che questa sia tipo la mezza scuola di Masha, Può essere. Ok, salta su, benissimo. Orca vacca, ragazzi, guardate qua quante cose. Dio mio. Ma che diavolo ci fa Masha in sti posti? Comunque, ci avete mai pensato? Ma perché sta nell'applicazione di Ladybug? Chi è che ha pensato di metterlo all'interno dell'applicazione dentro il dark web, ragazzi? Ma chi è il pazzo che pensa queste cose? Non ne ho idea. Ma sicuramente qualcuno avrà dovuto pensarlo, sicuramente. Infatti, guardate, non me ne capacito onestamente. È proprio stranissimo. Oddio, cosa sta succedendo? Ma che paura! Arca vacchettona! Ok, da questa parte grande. Ok, adesso qua non bisognerà mai andare addosso alle porte e nemmeno agli oggetti. Guardate che sta diventando difficilissimo, ma noi siamo bravissimi. E non è ancora finito, pensavo fosse finito. E invece no, quindi forza. Ma qua si entra dentro il portale grandi. Ragazzi, porca vacca, non bisogna mai cantare vittoria. Solo quando vediamo alla fine che c'è scritto bravo hai vinto, solo allora si potrà vincere per davvero. Vedete? In questo caso abbiamo vinto e c'è un uovo. Ok, bene. Porca vacca. Ragazzi, sto sentendo rumori strani in casa mia. Ho paura. Anche in casa mia ci sono ovviamente le telecamere. Ma questa cosa mi pare che fosse sotto. L'ho sentito, Secondo me era, cioè, tipo a casa mia, fuori però casa mia. Cioè, sotto intendevo fuori casa mia. Porca vacca. No, che... No, ragazzi, sono morto. Oh no, che diavolo sta succedendo? Sto sentendo più rumori qua adesso. Ragazzi, ho paura che ci sia qualcuno qua fuori casa mia che mi voglia uccidere. Ok, ragazzi, adesso mi sono loggato, cioè sono entrato all'interno di questo video di sorveglianza. E vediamo qui che cosa succede. Qui praticamente si vede all'esterno di casa mia. I giardini comuni, ovviamente. Non è il mio giardino, magari fosse solo il mio giardino questo. Però... qua ho paura che qui ci possa essere qualcuno, ragazzi, Che cosa è successo? Avete visto? La telecamera si è glitchata? Cioè, praticamente ha mostrato un disturbo? Questa cosa potrebbe essere un segno brutto, ragazzi. Porca vacca, no. Dannazione. Ho paura che o qualcuno ci ha fatto qualcosa sopra, cioè tipo l'ha distrutto... ha distrutto la telecamera, oppure c'è davvero Masha che sta interagendo con la telecamera. Masha, vai via. Però i suoni che avevo pensato, cioè che avevo sentito io prima, io penso che c'entrino con questa cosa perché Masha è fuori, ragazzi, sia fuori dalla casa sia fuori di testa. Secondo me mi vuole uccidere. E sia mai che io vedo pure Orso magari dentro casa stavolta. Guardate, sarebbe veramente brutta come cosa. Vi consiglio, ovviamente, se vedete una cosa del genere, scappate immediatamente. Ma quella è Masha! Masha sta nel mio giardino! Oh mio Dio! Dio mio, che paura! Ma che caspita mi state dicendo? Ma Masha, ma cosa ci fai lì? Io gioco solo all'applicazione maledetta della Dark Web. Perché devi venirmi nel mio giardino? Ragazzi, questo è un mistero e sono tutte cose stranissime. Io vi consiglio subito di scappare se vedete Masha nel giardino o da qualsiasi altra parte. Masha arrabbiata, ovviamente. Se è Masha buona, allora potete farci amicizia.
stando sempre attenti. Ma se è Masha cattiva, scappatevene immediatamente, chiamate la polizia. Non si fa Masha, non si fa, non si sta nel giardino delle altre persone. Solo perché uno gioca ad un'applicazione che tu non vuoi, non si fa, Il mistero delle cose che ci cacciano sicuramente continuerà, ragazzi. Che paura!